Ma sicuramente all'interno di questo evento ci sono tanti altri appuntamenti, come stasera Marinella di Serenunte. Sì, ci sono tanti eventi, dato buonasera, ci sono tanti eventi collaterali inseriti all'interno del mondiale, perché comunque è un contenitore di eventi. Abbiamo iniziato circa un mese fa con questi preparti, infatti stasera siamo onorati di essere qua al Voglimi ospitati. Sono dei preparti per avvicinare diciamo, il territorio della provincia di Trapani e non solo al mondiale, che sarà dal 25 al 30 giugno nello scenario meraviglioso dello Stagnone di Marsala. Abbiamo visto sbirciato poco fa un po' il programma, ci sono le ragazze che lo stanno distribuendo proprio qui a Serinunte, abbiamo visto c'è fitness, c'è musica, c'è spettacolo, c'è tanto veramente. Sì, comunque il palinsesto inizia dal 25 al Kite Village, dove ci sarà l'inaugurazione, dalle 10 del mattino fino alle 18 di sera un sacco di attività, con fitness, con tutti gli eventi di zumba, mountain bike, eventi di kite, perché mentre ci saranno comunque nello stesso momento tutti i campionati di kite freestyle, perché comunque questo è un evento di kite freestyle. E poi dalle 18 in poi ci saranno degli sunset party con i DJ internazionali fino alle 3 del mattino, dove si ballerà. E ricordiamo che comunque l'evento è aperto a tutti, cioè tutti possono usufruire di tutto quello che ci sarà all'interno dell'evento. E poi un palinsesto particolare importante è quello della Red Bull, che è partner assieme alla Coca-Cola Chupa Chups come diciamo main sponsor dell'evento, dove ci saranno degli eventi spettacolari, si andrà dal free climbing al bungee jumping al skateboard al flyboard, il flyboard che tra l'altro forse è la prima volta che viene fatto nelle nostre zone, che è quello sport con
gli stivali ad idrogetto che fanno delle evoluzioni in aria e in acqua, quindi comunque tanto spettacolo, tanto divertimento e tanti momenti per godersi, speriamo, il sole, il mare, il vento di Marsala. Il mare di Trapani, di Marsala, di questa parte della provincia era sicuramente conosciuto per la vela, la Coppa America, ma è nata da qualche anno il kitesurf, soprattutto la riserva dello Stagnone. Come nasce intanto la passione per questo sport? Allora, il kitesurf nella riserva dello Stagnone è arrivato all'incirca nel 2001 ed era nato, lo sport era nato da qualche anno già nel resto del mondo. Lo Stagnone è particolarmente indicato per imparare questa nuova disciplina e noi siamo, diciamo, allo Stagnone la fortuna nostra è che abbiamo una percentuale di vento annua veramente altissima e in più il posto si presta perché c'è acqua completamente piatta e bassa per chilometri e quindi è un posto che piano piano con lo sforzo di noi che, del settore, noi che ci abbiamo creduto, si è andato a farsi conoscere in Italia prima, in Europa poi, come uno dei posti migliori per imparare questa disciplina e per praticarla e migliorarsi. Col kitesurf si vola, perché si vedono le immagini, lo vediamo, diciamo, è sicuramente divertente. Sì, il kite è uno sport che insomma, comunque è abbastanza semplice da apprendere e ti dà delle grosse soddisfazioni. Ovviamente va appreso nella maniera corretta, non insomma da autodidatta, bisogna rivolgersi a dei professionisti, però diciamo è abbastanza semplice, chiunque lo può praticare, lo dimostra il fatto che il numero dei praticanti, per esempio giovani oppure ragazze, sta aumentando in maniera esponenziale. Questo mondiale di kitesurf freestyle, che differenza c'è, diciamo, allora, con uno regolare? Ecco. Non regolare, diciamo che il PKRA, che è l'organizzazione mondiale appunto che è il massimo, diciamo, il massimo esponente del freestyle nel kite nel mondo, è diciamo l'organizzazione più tra virgolette cool, più di tendenza, nel senso che il freestyle è la disciplina nel kite che è più spettacolare, ecco, più bella da vedere. Ci sono varie discipline nel kite, oltre il freestyle c'è il race, c'è il wave, ovviamente il freestyle è quella che viene, dove spingi di più ai limiti di quello che è le possibilità di un kiter e quindi è insomma una cosa molto spettacolare da vedere. Da tecnico, che ti aspetti da questo mondiale a Marsala dal 25 al 30 giugno? Ma è una grande opportunità per noi del settore che lavoriamo allo Stagnone, ma è una grande opportunità anche per la città di Marsala per avvicinarsi e conoscere questo sport. Quello che mi aspetto è di vedere un altissimo livello in acqua, un altissimo livello, perché so, insomma, sappiamo che il livello del freestyle mondiale, soprattutto nell'ultimo anno, ha avuto un balzo in avanti enorme, si è visto già dalle due tappe precedenti che sono state una a Dakla in Marocco e l'altra a Leucat in Francia, dove il livello veramente è schizzato alle stelle, ci sono i top 10 rider, fanno veramente delle cose incredibili e tra l'altro sia a Dakla che a Leucat ci sono state delle condizioni particolari di vento molto forte in cui è difficile esprimersi. Col nostro vento, nelle nostre condizioni, pensiamo che di vedere uno spettacolo veramente impressionante. Da dove nasce l'idea di organizzare una tappa del kitesurf freestyle mondiale in Italia e a Marsala? Ma l'idea nasce innanzitutto da un contatto con il circuito mondiale che si occupa del PKRA, che sono 9 tappe che si fanno in tutto il mondo. Abbiamo avuto la possibilità di contattare gli organizzatori, abbiamo creato una sinergia con loro e abbiamo prospettato la possibilità di realizzare l'evento a Marsala, che fra l'altro Marsala è un'area geografica vocata esclusivamente per il kite. E abbiamo visto, tecnicamente ci hanno spiegato un po' come funziona il freestyle, abbiamo visto che tutti questi eventi che girano attorno al mondiale, è sicuramente uno degli eventi per l'Italia più importanti del settore.
Sicuramente questa è una tappa unica in Italia, quindi sono 9 nel mondo, la prima è stata in Marocco, la seconda è stata in Francia e la terza è in Italia. Chiaramente questo richiama l'attenzione sia dei media internazionali e sia anche di tutto quello che è il movimento dal punto di vista di brand internazionali, quindi faccio presente che attorno all'evento girano aziende del calibro della Coca-Cola, della Red Bull, della Chupa Chupas e altre aziende che sono partecipi a questo evento e che daranno il loro contributo sia di immagine che di comunicazione. Un'attenzione mediatica sul territorio importante anche con M2O, abbiamo visto nei programmi, e con le televisioni nazionali. Assolutamente, abbiamo sia M2O che sarà la radio ufficiale dell'evento, che seguirà ogni giorno in diretta dal villaggio attraverso 2 ore di diretta radiofonica, e poi la presenza massiccia di circa 20 network televisivi internazionali da tutto il mondo che arriveranno a Marsala per veicolare l'immagine turistica del territorio, quindi sarà un grande momento di rilancio turistico per il territorio, che sicuramente è un beneficio che diciamo riscontreremo dopo l'evento, quindi un ritorno di immagine non indifferente che ricadrà sul territorio non solo di Marsala ma anche di tutta la Sicilia. E voi invece dal suo punto di vista cosa si aspetta alla fine di questo evento? Alla fine di questo evento mi aspetto di fare qualcosa di bello per la Sicilia, perché sono un siciliano e chiaramente l'evento è stato anche opzionato dalla Calabria e dalla Sardegna, che si era fatta anche avanti per ospitare questo evento, però non ci siamo assolutamente fatti acciuffare questo evento, lo abbiamo portato a Marsala, che è una terra meravigliosa. Abbiamo parlato dell'evento Kitesurf Freestyle World Cup di Marsala, abbiamo parlato di eventi negli eventi, ma ce n'è uno in particolare che spicca, che è il 29 di giugno, questo Total White. Sì, in effetti è così, abbiamo creato questo interessante, notevole evento, direi anche di fama internazionale, che darà l'opportunità a tutti gli organizzatori d'Italia, della Sicilia, di darci il loro supporto, anche perché mi sono occupato appunto di coinvolgere gli attori principali delle vite notturne di tutta Italia. Sono un po' provato e stanco, come magari si può anche notare, considerando il fatto che da 6 mesi giro tutta l'Italia in tal senso, e i risultati sono notevoli e interessanti, considerando il fatto che abbiamo diverse richieste, non dico migliaia, ma lo stato attuale per scaramanzia, ma è quello che mi auspico, di presenze da tutta Italia e anche dal mondo. Ci hanno anticipato che era questa serata all'insegna del bianco, diciamo, in una notte del kite. Sì, in effetti sarà un bel colpo d'occhio, ci aspettiamo migliaia, non volevo dirlo inizialmente per il fatto che, dando l'opportunità a tutti gli organizzatori della Sicilia, organizzatori d'Italia, di poter invitare i propri amici ad un evento di così, diciamo, notevole importanza, immaginatevi questo gran bel colpo d'occhio di un bianco estremo, notevole, all'interno di una struttura storica, devo dire che sarà sicuramente un bel evento. Mondiale di kitesurf freestyle a Marsala in questo 25-30 giugno 2013, ma il Voim è voluto essere un partner anche di questa manifestazione. Sì, intanto voglio ringraziare gli organizzatori di averci scelto, anche se è stato un filo conduttore di una esperienza fatta anni fa all'estero e quindi che ci ha collegato un po' con queste persone. Ci hanno scelto un po' per amicizia, un po' per ragion di causa, che noi siamo, diciamo, ci hanno scelto in questa parte di Sicilia per organizzare un format a Selinunte in questo caso. Ne faranno anche uno a Mazara, a Marsala e a Trapani, e hanno scelto la nostra location e quindi siamo molto soddisfatti e contenti del risultato che stiamo ottenendo. Poi si parla di mare, di vento, ma qui siamo sulla spiaggia, per cui forse la location migliore non c'era. Il Voglimi cosa offre a questo evento, come si arricchiscono entrambi?
Infatti hai detto bene, la location sul mare è stata naturalmente la priorità su altre location, infatti come altre location ci sarà il mare, che sarà naturalmente il vento, la parola d'ordine dell'evento kite. Senza vento non si fa questo sport. Quindi siamo stati pronti a ospitare gli organizzatori, a ospitare gli sponsor, che naturalmente sono venuti in questa a Selinunte intanto, e poi in questo posto a passare delle serate, passeranno anche le serate per tutto il mondiale, insomma. E ospiteremo tantissimi stranieri, tra l'altro, un sacco di sportivi che vengono da ogni parte del mondo. Tra l'altro, perché per capirci, ce n'è soltanto un italiano che gareggerà per il mondiale. Fabio Sciacca, i suoi soci, i suoi partner e collaboratori saranno pronti. Sì, saranno pronti anche loro, che devo ringraziare naturalmente Giovanni e Fabio per la grandissima collaborazione. Giovanni soprattutto perché è un kiter e quindi dobbiamo dare merito alla sua passione, che anche questo ha fatto in modo che ci coinvolgesse ad ospitare gli organizzatori qua a Selinunte. Questa provincia ha nel vento trovato una sua dimensione importante, Trapani, la Coppa America e questo kitesurf a Marsala, ma sono eventi che coinvolgono tutto il territorio, anche Castelvetrano. Sì, assolutamente sì, è un vento che porta bene a tutta la provincia, a tutto il territorio e anche a Castelvetrano. Una gara così importante, di un risvolto internazionale come questa di kitesurf, poi è interessante per più aspetti, innanzitutto per quello sportivo, ma poi anche per quello turistico, di divertimento, e perché coinvolge tanti giovani in uno sport molto bello. Cerchiamo di prendere lezioni tutte, di carpire i segreti per cavalcare le onde del vento, e quindi è un bel avvenimento. Ecco, noi speriamo di ospitare qualche tappa, qualche stage che faranno molti istruttori, e la massima collaborazione a questo bellissimo evento che si svolge a Marsala, ma che un po' tocca tutta la costa. C'è anche importante un'iniziativa privata comunque che si mette in moto ed esce fuori da quegli schemi che l'amministrazione poi deve pensare un po' a tutto, diciamo. Sì, ma questa è poi la vera svolta, l'innovazione sta proprio in tanti giovani imprenditori che vengono coinvolti in questa manifestazione, in queste manifestazioni sportive, che porta un indotto anche con ricadute occupazionali e economiche importanti per il nostro territorio in questo momento difficile. Quindi riusciamo a coniugare sbocchi professionali nuovi, inventiva, innovazione, modernità e sano sport. Si pensa che il kite sia faticoso, uno sport per solo gli uomini, invece non è vero, ci sono le donne che fanno kite e anche le istruttrici. Sì, assolutamente sì, il kite non è assolutamente uno sport faticoso, perché è uno sport tecnico, per cui diciamo che noi suppliamo alla forza fisica con la tecnicità dell'elemento, diciamo che è paragonabile a fare vela per esempio, per cui abbiamo donne veliste e uomini velisti. Chiaramente gli uomini agonisticamente possono crescere un pochino di più per la loro forza fisica, però anche le donne possono dire la loro, diciamo. Qual è il punto di vista femminile su questo sport? Punto di vista femminile, che inizialmente era nato come uno sport prettamente maschile ed è stato, diciamo, soprattutto in Italia, perché devo dire che nel nord Europa le donne dagli anni, insomma, dall'inizio del kite che si sono inserite meglio, mentre invece in Italia è stata un po' più lenta l'evoluzione, però ora direi che abbiamo diverse donne che fanno kite, alle quali piace il kite e che partecipano, per cui diciamo ora è diventato un ambiente un po' misto, insomma, non solo uomini ma anche tante donne finalmente. Come lo vedi la riserva dello Stagnone per il kite? No, la riserva dello Stagnone, io ho girato molti posti ovviamente, sia per l'insegnamento, diciamo che per soprattutto un principiante è forse il posto migliore, sicuramente il posto migliore in Europa per diciamo giornate di vento, per cui ha una consistenza di vento molto ampia, per cui anche se diciamo prenotiamo il viaggio siamo quasi sicuri, insomma, di prendere la settimana di vento. E poi ovviamente l'acqua bassa e piatta aiuta il principiante, che non si trova in mezzo alle onde a dover combattere con altri elementi ai quali poi si abituerà piano piano, però diciamo che il primo impatto in un'acqua bassa, piatta, è molto molto utile. Lo Stagnone oltretutto è uno spazio molto ampio, noi abbiamo, diciamo, il kite a 25 metri di linea, per cui abbiamo bisogno di molto spazio davanti a noi, e lo Stagnone è enorme, possiamo navigare, diciamo, dove vogliamo, fare lezione senza avere, diciamo, problemi di traffico che potreste avere in altri posti. È uno sport che consiglieresti a tutti, allora? Uno sport che? Che consiglieresti a chiunque? Assolutamente.
Assolutamente, non ha limiti di età, io ho insegnato anche a gente diciamo sopra i 60, 70 anni anche, ho insegnato a un signore, un ex windsurfista di 80 anni, per cui direi che assolutamente per tutti.